La questione della medicina di genere effettivamente è un tema che è emerso negli ultimi anni, come effettivamente un problema legato anche alla ricerca scientifica, perché in molti ambiti le donne sono state escluse dalle sperimentazioni cliniche e anche, molecolari. E questo ha determinato un gap tra quella che è la letteratura scientifica sulle principali malattie croniche e quella che è la realtà. Dell'incidenza delle malattie e anche della presentazione sintomatologica. Questo quindi è molto importante per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, che sicuramente tra tutte le malattie croniche più diffuse del nostro tempo è quel settore della medicina che più di tutti ha risentito di questo gap di genere. E quindi, se da un lato tradizionalmente noi abbiamo individuato la malattia cardiaca, l'infarto, come una malattia tipicamente maschile, quindi che riguardava effettivamente esclusivamente gli uomini, la realtà dei fatti è ben altra, perché le malattie cardiovascolari, soprattutto l'infarto acuto, può essere considerato il killer numero uno per le donne. Ben un terzo della popolazione femminile muore per cause cardiovascolari. I fattori di rischio cardiovascolare che riconosciamo essere appunto i più diffusi sono il fumo di sigaretta, l'ipertensione, l'obesità, l'ipercolesterolemia, ma nel 2004 uno studio molto importante, l'Interheart Study, ha in effetti dimostrato che lo stress psicosociale può essere considerato uno dei fattori cardiovascolari più importanti, in quanto si associa ad un rischio di ammalarsi di malattia cardiaca tra i più alti, superando di gran lunga l'ipertensione, di gran lunga anche l'obesità stessa e la sedentarietà. Quindi, in effetti, lo stress è entrato tra i fattori di rischio e quindi nella patogenesi della malattia cardiaca stessa, e le donne sono particolarmente vulnerabili allo stress psicosociale. Chiaramente lo possiamo anche intuire quale sia il motivo. Le donne hanno un'elevatissima richiesta, diciamo in termini di stressor familiari e sociali, quindi sia all'interno della famiglia, in quanto sono le principali responsabili della gestione familiare, sono spesso caregiver sia di bambini che di anziani non autosufficienti, e richieste esterne legate al mondo del lavoro, perché sempre più donne lavorano. E quindi tutta questa pressione che viene appunto da un contesto sociale che è in mutamento sono genere specifiche, e ovviamente le donne. Da questi studi è emerso che sono davvero le più vulnerabili agli effetti dello stress, proprio per quanto riguarda le malattie cardiache. Anche per quanto riguarda la diagnosi di infarto acuto del miocardio, esistono delle differenze di genere che sono emerse proprio da studi osservazionali. In effetti, le donne hanno anche una modalità di presentazione di sintomi tipici di infarto che variano moltissimo, perché dal semplice dolore toracico, che può essere di per sé un campanello di allarme di una malattia cardiaca acuta in atto, le donne molto più spesso hanno una presentazione atipica, quindi possono avere un disturbo gastrico, che mima una indigestione, possono avere mal di schiena, possono avere un fastidio alla mandibola, e questi sono, diciamo, considerati dei sintomi equivalenti di ischemia o appunto di infarto acuto. Quindi è chiaro che esiste un problema di ritardo nelle diagnosi, e questo ovviamente influenza moltissimo la prognosi e quindi sul successo di un eventuale intervento terapeutico sulle donne. Quello che accade è che al pronto soccorso devono essere fatte delle indagini diagnostiche, quindi si farà un elettrocardiogramma che potrà avere delle caratteristiche indicative di un infarto acuto, e si dosano dei marker nel sangue circolante, che sono appunto degli enzimi e delle sostanze che vengono rilasciate dal muscolo cardiaco in sofferenza, quindi che è vittima di un attacco ischemico. Tra queste, la troponina ultrasensibile è un marker molto sensibile e specifico per la diagnosi di infarto. Ed è stato osservato che esiste una differenza significativa dei valori di troponina che è diversa negli uomini e nelle donne. Questo significa che per le donne valori anche minimi di innalzamento della troponina possono fare diagnosi di infarto, e quindi il livello soglia per la diagnosi di infarto dei livelli di troponina nelle donne è sensibilmente più basso rispetto al valore soglia per gli uomini, e quindi è sbagliato utilizzare un unico livello soglia di troponina circolante per fare diagnosi di infarto, perché le modalità di presentazione sono completamente diverse.
Sicuramente c'è una differenza e una disparità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda la malattia cardiaca. Quindi un uomo cardiopatico generalmente riceve una diagnosi più tempestiva e una terapia appropriata, quindi una terapia basata sulle evidenze. Questo non è sempre vero per le donne, che appunto più tardivamente giungono a una diagnosi, più tardivamente vengono trattate con procedure invasive, ma anche in maniera non appropriata vengono spesse volte trattate, quindi non si rispettano le linee guida per quanto riguarda la terapia farmacologica e soprattutto non si conosce quali sono gli effetti dei farmaci sulle donne, perché anche qui i trial di studio appunto di efficacia dei farmaci cardiaci per l'ischemia miocardica e per lo scompenso cardiaco sono trial basati principalmente su soggetti uomini di sesso maschile. Dal mio punto di vista io non credo che ci sia grande consapevolezza di questa disparità di trattamento. Probabilmente le donne arrivano comunque ad una gestione terapeutica cronica della cardiopatia quando la malattia è più avanzata. È più frequente per quanto riguarda il medico che gestisce un paziente cardiopatico trovare casi più complessi proprio nelle donne. Per me salute che cambia è un concetto che indica innanzitutto un dinamismo, quindi la capacità di evolvere dell'equilibrio anche dell'organismo sulla base del contesto e dell'ambiente. Quindi il cambiamento è secondo me un concetto fondamentale che deve entrare nella comprensione delle dinamiche di salute e malattia, perché non esiste una malattia che è stabile e uguale a se stessa nel tempo, non esiste una persona che è uguale a se stessa col passare del tempo e l'interazione tra i vari sistemi biologici e tra l'organismo e l'ambiente esterno è un sistema dinamico. E quindi il concetto stesso di salute non può prescindere da questa dinamicità, da questa interconnessione. E quindi ovviamente anche l'adattamento che volta a volta ci viene richiesto come pazienti e come operatori è un adattamento che deve risentire di questa consapevolezza. E quindi ovviamente l'approccio anche alla cura deve essere un approccio in cambiamento e quindi un approccio che deve intanto essere aderente a quello che sono le novità scientifiche, quindi deve essere sempre una cura che è aggiornata a quella che è l'evidenza scientifica di letteratura, che non sia chiusa da schemi, da preconcetti che guardino ad un modello antico, innanzitutto. E in secondo luogo, appunto, anche nella pratica quotidiana deve essere appunto un adattarsi continuo tra le richieste del paziente e la necessità appunto di una presa in carico in toto della salute del paziente, e quindi anche l'alleanza terapeutica stessa è un processo dinamico che è in divenire e che quindi è sempre frutto di un adattamento continuo, e quindi certamente la dinamicità è l'elemento fondamentale. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.